siamo con due degli artefici di questo piccolo miracolo sportivo. L'abbiamo già detto anche nelle altre interviste, quando avete cominciato questa avventura in pochi pensavano che la Massese si sarebbe salvata senza passare dai play-out dopo questa stagione incredibile, una stagione che non finiva mai e durante la quale non finivano mai le disgrazie. Hai fatto, come ho detto, avete fatto un piccolo miracolo sportivo. Sì, c'è da fare i complimenti ai ragazzi perché ci hanno accolto subito nel modo giusto, si sono messi a disposizione. Senza questo atteggiamento noi avremmo potuto fare poco, quindi siamo stati bravi magari a entrare nella testa subito dei ragazzi e a fargli dare tutto per questa maglia, e alla fine poi i risultati sono arrivati. Effettivamente, come dicevi, vedendo la classifica da quando siamo arrivati noi saremmo primi, quindi abbiamo fatto secondo me un capolavoro. Maurizio, avvicinati, ecco qua, ancora, eccolo lì. Maurizio, te diciamo sei un po' più nell'ombra perché durante la partita ti metti in tribuna, sei quello che appare un po' meno, però insomma la parte tua è fondamentale. Ma io ho un compito particolare dentro questa squadra qui, io con Beppe ho un rapporto che va al di là del calcio. No, l'artefice principale è lui il mister. Io devo fare da supporto e vedere, siccome sono un pochino più vecchio di lui e quindi qualche esperienza ce l'ho, cerchiamo però di collaborare, di fare quello che abbiamo in mente di fare, in poche parole. Io ripeto, volevo ripetere quello che dice il mister, qui gli artefici principali sono stati i ragazzi perché ci hanno accolto veramente. Su tutte le richieste che abbiamo fatto loro sono stati lì e hanno fatto anche fatica inizialmente perché dovevamo cambiare settimana, dovevamo cambiare ritmi, tante cose, cioè, perché era la situazione più complicata che ci era mai capitato in questi anni, ma era molto difficile, però loro sono stati bravi. Quello che conta è che la matematica e i risultati sono quelli che contano, poi i numeri sono quelli che poi rimangono. Noi in 8 partite saremo primi. Quindi questi ragazzi, nonostante tante difficoltà, perché ci sono stati tantissimi momenti che dove le difficoltà erano grosse, però il mister è stato bravo, dai, dobbiamo fargli i complimenti. Complimenti che gli abbiamo sempre fatto, però adesso dobbiamo analizzare la partita e anche oggi la Massese ha tirato fuori i difetti di quasi tutta la stagione. Dopo il 2-0 del primo tempo, che poteva anche lasciar presagire un secondo tempo di tutto riposo, e invece c'è stato subito il regalo dopo pochi secondi dal calcio d'inizio della ripresa, e quindi ci sono state le sofferenze continue, la solita, veramente questo lo voglio dire, la solita grandissima parata di Marco Barsottini, qualche errore sotto porta degli avversari ed è arrivata questa vittoria finale. La Massese ha faticato a scrollarsi di dosso le incrostazioni che aveva dall'inizio della stagione. Allora, partiamo da un fatto che c'è stato un attimino un calo di tensione subito all'inizio secondo tempo che ci è costato il gol. Poi abbiamo avuto una grossissima occasione con Papi che non è stata concretizzata, loro hanno avuto un paio di situazioni a tu per tu col portiere che non hanno sfruttato, però questo è il calcio e come ti ricordi in una delle prime interviste io dissi che bisognava andarci piano perché era una squadra che veniva da un periodo difficile, è logico che qualche rimasuglio del passato sia rimasto. Però l'importante era l'obiettivo e l'obiettivo è stato centrato e come nella vita mi insegni, la vita è fatta di obiettivi, ne avevamo uno, l'abbiamo ottenuto, quindi anche oggi abbiamo fatto il massimo che potessimo fare. Ora io vorrei aprire il capitolo tifosi perché è doveroso, anche se sembra una captatio benevolentiae come dicono quelli che parlano bene e invece è soltanto la realtà. Io credo che in queste situazioni, in un campionato di eccellenza, ci siano poche piazze che portano all'ultima gara un manipolo di tifosi così caldi, così appassionati.
Questo è il bello di Massa, io sono 10 anni che sono dentro queste mura di questo stadio, i tifosi sono sempre stati veramente attaccati a questi colori, noi dobbiamo trascinarli noi siamo sul campo e loro sono lì a aspettare tutto quello che noi poi gli proponiamo. Cosa vogliamo dire? Spendere delle parole, sono fantastici, hanno una passione tremenda, sono persone che lasciano con fatica il proprio lavoro, prendono il treno, il pullman, vengono a piedi, più di così non glieli possiamo chiedere, nel senso che sono attaccati a questa maglia in una maniera impressionante. Ci piacerebbe a noi due, ne abbiamo parlato tante volte, poter provare a riportarli di sopra. Senza dire altro, però vedremo, ci metteremo a sedere col presidente, vedremo se ci sarà la possibilità di fare un progetto, però un progetto come abbiamo in testa noi, e se ci daranno la possibilità, per noi sarà importante, secondo me potremo darci qualche soddisfazione. L'importante è avere delle idee comuni, sia noi che la proprietà. A proposito di questo, Giuseppe, ti chiedo se avete già accennato qualcosa. Io sono sicuro che voi nella vostra cartellina segreta avete già il progetto per il futuro, ci vorrà sicuramente la controparte che vi dia, diciamo, il là. Dobbiamo sederci al più presto al tavolo, anche se manca tanto poi alla prossima stagione, ma è meglio pianificare bene le cose perché ci sono tanti aspetti su cui lavorare, tante cose che non ci sono piaciute soprattutto nell'ultimo periodo, e queste cose qui vanno chiarite subito, perché senza avere delle certezze da parte nostra sarà difficile restare qua, anche se il nostro cuore è qua, perché siamo due massesi veraci e ci piacerebbe, come ha detto Maurizio, continuare in questa società e riportarla ai vecchi fasti possibilmente, però ci vuole la volontà da parte di tutti e l'entusiasmo da parte di tutti. Chi è dentro la Massese deve remare per la Massese, deve essere felice quando la Massese vince. E questa è una cosa importante, e quindi ultimamente certe sicurezze che avevamo le abbiamo viste un pochino sbiadite, quindi è meglio che qualcuno si rinfreschi un po' la mente, ritorni allo stadio con la testa sulla Massese, senza far polemica, però queste parole sono riferite a una persona in particolare, se capirà questo messaggio bene, se non lo capirà il presidente avrà un problema con noi. Benissimo, grazie mille. Ciao, e complimenti. Grazie, grazie mille.